po' ai relatori di... Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar per la presentazione delle prime 11 iniziative finaliste del primo Premio Nazionale per le Competenze Digitali. Tra qualche minuto inizieremo con la presentazione delle iniziative. Io sono Roberta Chiappe del Formez. Come sapete, il Premio Nazionale rientra nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale. Siamo molto contenti di essere arrivati qua, che in qualche modo è il momento clou di tutto questo contest, questo premio nazionale, perché avremo finalmente la presentazione delle iniziative finaliste. Come sapete, oggi presenteremo 11 iniziative, domani le altre 11. Le iniziative finaliste sono suddivise nelle quattro categorie, quindi oggi ci sarà la presentazione delle iniziative delle categorie digitale per tutti e digitale nell'educazione per le scuole e domani le altre due categorie e le altre 11 iniziative. Quindi a questo punto io lascio la parola a Nello Iacono che farà il benvenuto per Repubblica Digitale. Prego Nello. Grazie Roberta, grazie a tutti, grazie innanzitutto sia ai partecipanti sia ai giurati, poi avremo la possibilità di conoscerli e ringraziarli appunto per sezione quando parleremo delle diverse categorie. Questa è un'iniziativa molto importante all'interno dell'intero gruppo di iniziative di Repubblica Digitale. Repubblica Digitale è l'iniziativa strategica nazionale che è coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e che ha come obiettivo quello appunto di fare in modo che il nostro paese recuperi prontamente sul fronte delle competenze digitali da tutti i punti di vista, dalla scuola, dall'istruzione al mondo del lavoro pubblico, privato, al tema delle competenze specialistiche e soprattutto competenze digitali di base dei cittadini. Abbiamo voluto dedicare soprattutto a quest'area, quindi le competenze digitali di base, come si formano, quindi dal mondo, diciamo, dall'educazione fino appunto agli anziani, al tema dei cittadini, facendo in modo che alcuni punti fossero particolarmente in rilievo, come appunto l'inclusione piuttosto che il tema del divario di genere. E diciamo il nostro obiettivo è quello di fare in modo che tutte le iniziative nazionali, soprattutto le iniziative di eccellenza, non solo vengano conosciute, vengano valorizzate, ma anche possono essere in qualche modo da esempio e anche quindi possano essere delle buone pratiche che iniziamo a generalizzare nel Paese. Ovviamente tutto questo si integra non soltanto con il lavoro che facciamo rispetto alla coalizione nazionale che ormai ha raggiunto e ha superato le 210 organizzazioni aderenti, ma anche con i progetti che abbiamo inserito nel PNRR, il Servizio Civile Digitale, di cui è attualmente aperto l'avviso per gli enti, e il grande progetto di costruzione di una rete organica di punti di facilitazione digitale. E quindi diciamo che questo premio sta dentro, diciamo, il solco di questa strategia e di questo programma ed è per noi particolarmente importante ed è per questo che abbiamo pensato insieme a Formez di non pensarlo come un unico momento di valutazione e premiazione, ma come un percorso di conoscenza e anche di confronto sulle diverse esperienze per poi ovviamente arrivare a un coinvolgimento quanto più ampio possibile nella valutazione e poi arrivare soltanto alla fine come percorso del percorso alla premiazione. Ho parlato anche tanto, Roberta. Prego, ti lascio la parola per il seguito. Rieccomi. Grazie. Allora, eccoci. Io
Ho soltanto poche slide che mi servono solo per farvi, per ricordare dove siamo. Allora, un secondo, vediamo se lo mette. Eccolo. Quindi, per ricordare dove siamo a questo punto del contest, i numeri intanto avrete visto, erano 120 le candidature presentate. Aspettate, ecco qua. 120 le candidature presentate e 22 le candidature finaliste. La giuria, come vi diranno in seguito i coordinatori, ha avuto un lavoro arduo perché erano tantissime le candidature meritevoli e quindi siamo arrivati ad averne 22 finaliste. Come avevate letto nel regolamento, sarebbero dovute essere 5 finaliste per ogni categoria. In realtà ci saranno in due categorie, ci sono due ex aequo e quindi due categorie hanno 6 candidature finaliste. Brevemente, scusate, non riesco. Ecco qua, solo per farvi vedere dove siamo a questo punto del nostro contest. Ricorderete, entro il 17 gennaio c'era la presentazione delle candidature, dopo si è svolta una prima valutazione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature, ne sono state escluse solo poche che non avevano i requisiti sulla fascia temporale in cui le iniziative dovevano essere state sviluppate o sul fatto della gratuità delle iniziative. Quindi in seguito le nostre giurie, suddivise nelle quattro categorie con un coordinatore per ogni categoria, hanno fatto il loro lavoro. Le giurie, come vi dicevo, quindi hanno avuto un lavoro lungo e articolato. Ciascuno di loro che presenterà questo pomeriggio le categorie, probabilmente vi dirà come hanno lavorato, parte in sincrono, parte in asincrono, eccetera. Dopodiché siamo arrivati ad avere le 11 candidature, le 22 candidature finaliste. A questo punto, da martedì, sapete, quindi dal 1 marzo, si apre il voto del pubblico. E il voto del pubblico è una cosa a cui teniamo particolarmente, intanto perché, come vi ha detto Nello, uno degli obiettivi di questo contest era proprio quello di far conoscere le iniziative. Alcune iniziative di quelle candidate erano iniziative già conosciute, altre molto meno. Lo scopo era proprio fare rete, era farle conoscere, anche farle conoscere nell'ottica della riusabilità. Quindi per questo ci piace molto essere arrivati a questo momento in cui si aprirà il voto del pubblico. Dopo il voto del pubblico, che finirà il 15 marzo, ci sarà in seguito la proclamazione dei vincitori. Però volevo dirvi che funzione avrà il voto del pubblico. Lo avrete già visto dal regolamento, ne abbiamo parlato anche nei primi webinar. Il voto del pubblico ha due funzioni. La prima è di concorrere all'individuazione del vincitore perché il voto del pubblico permetterà di assegnare un bonus alle prime due iniziative di ogni categoria che hanno avuto più voti e il bonus consiste in 5-10 punti. Quindi in realtà il voto del pubblico potrebbe addirittura ribaltare anche le classifiche. La seconda funzione però è che, come sapete, erano previste alcune menzioni speciali, una delle quali è quella del più votato dal pubblico online. Quindi il voto del pubblico concorrerà anche a questa menzione speciale. I premi, brevemente, come ricorderete, per il vincitore di ogni categoria, quindi ci saranno quattro vincitori, uno per categoria, è prevista la consegna di una targa, la partecipazione all'evento finale di premiazione, che noi speriamo di riuscire a fare in presenza, organizzato chiaramente nell'ambito del progetto Repubblica Digitale, e poi la visibilità delle iniziative vincitrici con la pubblicazione di articoli e interviste sul sito Repubblica Digitale. Chiaramente, ci tengo a dirlo, a prescindere dalle iniziative vincitrici, l'occasione è quella di dare visibilità a tutte le iniziative, quindi ci sarà modo anche per dare visibilità alle altre. A questo punto lascio la parola ai coordinatori delle categorie. Oggi presentiamo le iniziative della categoria Digitale per Tutti con coordinatore Nello Iacono e più avanti Digitale nell'educazione per le scuole con Sandra Troia. Prego, Nello. Grazie, io riprendo, vi proietto qualche slide per raccontarvi un po' come si è svolto il lavoro e quali sono state appunto le
diciamo, le iniziative finaliste, ma anche quelle che erano state ammesse. Ovviamente noi, come dicevo prima, abbiamo l'obiettivo di valorizzare le iniziative e cercare ovviamente di fare in modo che possano confrontarsi e integrarsi anche tra di loro. Sono arrivate 42 candidature, come diceva Roberta, alcune non soddisfacevano tutti i requisiti, anche perché alcune magari non avevano già dei risultati da esprimere, ne sono state ammesse 31 e quindi il lavoro della giuria è stato su queste 31 ammesse. Tra quelle che non sono state inserite nella lista delle finaliste, troviamo molte iniziative sulla formazione online. Diciamo che sono state tutte iniziative di ottima qualità. Diciamo, come diceva Roberta, è stato molto, molto difficile riuscire a stilare la lista delle soltanto 5 finaliste. Quindi formazione online di qualità rivolta ai cittadini e diciamo con una logica sempre più attenta anche alle esigenze del cittadino, delle iniziative sul territorio di facilitazione digitale, di formazione sul territorio, e tra le finaliste ce ne sono diverse, ma ce ne sono anche state purtroppo non inserite tra le finaliste. Ci sono stati anche eventi di sensibilizzazione e formazione sulla cultura digitale, iniziative molto importanti che ovviamente cercheremo di seguire anche dopo, in modo tale da poter valorizzare queste iniziative che magari partono anche da piccoli territori, ma che hanno una potenzialità anche di scalabilità molto importante. E poi ci sono stati anche programmi radio, prodotti cinematografici che sono sicuramente anche qui diciamo dei punti di partenza anche per iniziative che possono essere di ampio impatto. I giurati che hanno appunto valutato le 31 proposte e quindi insieme hanno condiviso la lista dei 5 finalisti, sono questi che vedete nella slide, quindi Gigi Covo, Francesco Di Costanzo, Stefano Epifani, Luca Gastaldi, Paola Macaluso, Mirta Michilli, Nicoletta Staccioli, Alteo Valentini e Nicola Villa. Ovviamente con competenze e anche punti di vista diversi, che era diciamo così, uno dei requisiti che abbiamo seguito nella composizione della giuria, proprio per assicurarci effettivamente una valutazione a 360 gradi delle iniziative, quindi abbastanza efficace. I finalisti, come sapete, sono questi 5: Digital Skill Voyager, Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto, Pane Internet, Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale e Punti Roma Facile, perché in realtà poi il progetto è stato concepito appunto insieme anche alla parte Punti Roma Facile, e Trio, Industria 4.0 per i non addetti ai lavori. Diciamo che un punto significativo che unisce anche tutte queste 5 iniziative e che fanno tutte riferimento anche e partecipano all'iniziativa Repubblica Digitale, alla coalizione nazionale. Quindi questo fa piacere perché ovviamente questo significa che via via stiamo riuscendo all'interno della coalizione a inserire le iniziative più significative. Ovviamente il suggerimento e la spinta per chi non lo è di aderire ovviamente alla Coalizione Nazionale Repubblica Digitale. Penso di aver parlato abbastanza e quindi a questo punto, pregando ciascuno dei relatori di rimanere nei 5 minuti che sono stati concordati, diciamo, do la parola al primo progetto finalista in lista, diciamo così, alfabetica, Antonio Romeo. Prego, Antonio.
Grazie, buonasera a tutti. Io innanzitutto ringrazio il team di Repubblica Digitale per aver selezionato questo progetto e provo a condividere delle slide che spero che riuscite. No, non riesco a Le vediamo condividere. se le metti in Le presentazione vorrei mettere in presentazione, non disponibile. riesco. Provo a rifarlo. Un secondo solo. Non va, è bloccato. Comunque penso che magari si riescono a vedere anche così. Aspetta che provo, scusa un attimo. Secondo solo, avevamo detto prima. È bloccato proprio il file PowerPoint, quindi non riesco proprio a girarlo. E Mi magari dispiace, scorri disguido. tra le slide sulla Non riesco, sinistra. eccole qua. Non Ah, so se ok. avevo anche un video. Provo. Niente, non va. Niente, è Provi a togliere bloccato. la condivisione e poi ricondividere nuovamente L'ho la fatto presentazione. già, l'ho fatto già. Aspetta che ci riprovo. E aspetta. È bloccato il PowerPoint. Vabbè, mi dispiace del disguido. Non so se possono andare avanti gli altri o provo a risolvere il problema. Veramente Ok, allora vi chiedo scusa. andiamo al secondo progetto finalista che è appunto l'Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto. Prego, Manuela Tegon. Buon pomeriggio a tutti. Vi condivido le mie slide, le vedete? Sì, si vedono. Sì. Vero, ok. E allora, brevemente cercherò in questi 5 minuti di descrivervi questo progetto degli Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto, che nasce nel 2020 con un bando con il quale sono stati finanziati. Aspetta che ve lo metto in modalità presentazione, ecco. E con il quale sono stati finanziati 10 Innovation Lab, 106 palestre digitali, e secondo quello che è un modello a rete. Questi gli Innovation Lab sono veri e propri spazi fisici e qui vi posso mostrare alcuni degli allestimenti che sono stati fatti, che sono dislocati su tutto il territorio regionale e che a loro volta coordinano degli spazi fisici più piccoli e più vicini ai cittadini che sono appunto le palestre digitali. Tra le varie attività che vengono svolte in questi spazi ci sono tre grosse tematiche. Abbiamo iniziative di acculturazione digitale attraverso seminari e corsi che vengono proposti alla cittadinanza. All'interno, soprattutto delle palestre digitali, viene fatta assistenza digitale al cittadino. Quindi, per portarvi un classico esempio, quello di attivare lo SPID o aiutare i genitori a fare le iscrizioni nelle scuole. E poi si fanno diverse iniziative di co-design, soprattutto negli Innovation Lab. E negli ultimi 2 anni sono state fatte diversi hackathon, ad esempio. Vi volevamo mostrare un po' tutti gli attori che sono coinvolti perché diciamo il bando è guidato dalla logica dell'open innovation. Noi abbiamo fortemente voluto che queste realtà nascessero e lavorassero secondo un'ottica di open innovation, quindi coinvolgendo tutti gli attori della società, le pubbliche amministrazioni, il mondo dell'impresa, dell'associazionismo, della scuola, degli studenti. Qui vi possiamo già portare alcuni numeri, perché come vi dicevo ormai è già quasi 2 anni che questi Innovation Lab sono attivi sul nostro
territorio. Sono state prodotte 61 web app, 83 infografiche, sono stati organizzati più di 600 eventi che hanno coinvolto più di 12.000 persone e sono anche state costituite 300 postazioni di co-working. Quindi, come potete vedere, sono realtà molto attive sul territorio. E qui vi ho riportato altri esempi dei prodotti che sono stati fatti grazie agli Innovation Lab. Ad esempio è stata fatta un'app che rileva l'inquinamento luminoso da parte dell'Innovation Lab di Vicenza. L'Innovation Lab di Schio ha fatto una guida che vi invito ad andare a scaricare proprio per avvicinare i cittadini al digitale e con un modello molto carino perché è costruita come se fosse la Divina Commedia. E poi diverse infografiche sui temi caldi che insomma ci sono di questi tempi, come lo sviluppo sostenibile. E appunto, come vi dicevo, qui sono un esempio delle diverse iniziative che vengono fatte sul territorio, ad esempio incontri dove vengono spiegati i servizi digitali della pubblica amministrazione. E qui ci piaceva un po' rappresentarvi cosa sono per noi questi Innovation Lab, che un po' rappresentano il tronco della trasformazione digitale che abbiamo un po' in mente. I rami sarebbero le palestre digitali che arrivano fino al cittadino e che permettono a queste parole chiave, che sicuramente tutti conosciamo ma che sono e restano tuttora attualissime, possono iniziare a dare i propri frutti grazie all'Innovation Lab, quindi promuovendo le competenze digitali, aprendo spazi di co-working per incentivare la coprogettazione, che siano spazi dove venga anche promosso l'utilizzo degli open data, che sappiamo essere una delle grandi patrimoni che hanno in mano le pubbliche amministrazioni e che possono essere utilizzati al meglio solo se coinvolgiamo anche tutti gli altri soggetti della società, e proprio perché operiamo in un'ottica di open innovation e social innovation. Per concludere, una mappa qui dove potete vedere dove sono dislocati questi Innovation Lab. Come potete vedere, ricoprono tutta la regione, in verde i 10 che hanno iniziato 2 anni fa, in rosso trovate i 4 nuovi Innovation Lab che abbiamo da poco finanziato recuperando delle risorse delle FSE che non erano state utilizzate e che quindi ci hanno permesso di rifinanziare nuovi spazi, perché la nostra intenzione è proprio quella di continuare a sostenere queste realtà e soprattutto di crearne di nuove. Qui vi lascio alcuni riferimenti miei e del direttore Luca De Pietro. Per approfondimenti potete andare anche sul nostro portale dell'Innovation Lab del Veneto, dove potete trovare tutti i riferimenti e i siti di questi Innovation Lab con tutte le attività che stanno facendo. Ecco, io ho finito e grazie. Sei rimasta abbastanza nei 5 minuti. Ovviamente l'iniziativa è molto, molto bella, non per niente è una delle 5 finaliste. Non so se Antonio Romeo ha risolto i problemi, altrimenti andiamo avanti con il progetto successivo, che è Punti Pane Internet della Regione Emilia-Romagna. Prego Grazia Guermandi di presentarlo. Salve a tutti, spero che si veda la presentazione regolarmente. Allora, buongiorno, sono Grazia Guermandi della Regione Emilia-Romagna. Presento il progetto Pane Internet, che è un progetto attivo sin dal 2009, è un progetto regionale finanziato con dei fondi regionali che fa parte delle attività sullo sviluppo dell'agenda digitale regionale. Pane Internet
è un progetto che propone sostanzialmente una serie di iniziative a tutti i cittadini residenti in Emilia-Romagna sull'alfabetizzazione digitale come primo step per accedere, diciamo, alle tecnologie, alla cittadinanza digitale, e poi si allarga anche all'acquisizione appunto di una visione un po' più ampia delle tecnologie, quindi non solo uno strumento, ma anche, diciamo, le tecnologie per fare delle azioni nella società, per avere consapevolezza, diciamo, anche un po' del mondo che ci circonda. Velocemente vi faccio questa brevissima cronistoria che, diciamo, è un po', sono i primi 10 anni di questo progetto, che ormai, diciamo, è quasi adolescente, diciamo preadolescente, già diversi anni all'attivo. Però noi adesso abbiamo un po' stratificato tutte le attività sperimentate negli anni e continuiamo a farle tutte, però sono arrivate gradualmente. Prima ci siamo occupati di alfabetizzazione, solo PC, si parlava del 2008-2009, dispositivi mobile non erano così disponibili, e dopo poco abbiamo attivato questo nel 2011-13, una rete di facilitazione digitale in biblioteca. Abbiamo, diciamo, creato così, tra virgolette, questa figura del facilitatore, come un bibliotecario, un volontario in particolare. Poi sono arrivati anche gli studenti e i volontari del servizio civile per supportare nelle biblioteche, cioè in luoghi aperti al pubblico, l'utilizzo dei dispositivi e diciamo anche le banalissime operazioni come la ricerca informativa in internet, l'apertura di un account, le cose, diciamo, molto basic. Man mano le cose sono cambiate perché è cambiata internet, sono cambiati i dispositivi, sono arrivati i mobile, internet per tutti, il wifi, i social, e quindi, diciamo, ci siamo resi conto che la mera alfabetizzazione, il BBC, non era sufficiente, quindi era necessario in qualche modo parlare di cultura digitale, di social, di reputazione, di tanti altri temi. Questo, diciamo, è venuto fuori già nel 2014-2015. L'altro grande tema è stato quello dei servizi online, che si è affacciato, a volte anche un po' per caso vengono le cose, però abbiamo cominciato col fascicolo sanitario elettronico, che era un'applicazione regionale, poi da questo abbiamo aggiunto altri servizi, anche perché nel frattempo si è ampliata la rete delle nostre collaborazioni. Attualmente i nostri obiettivi sono praticamente tre: creare e mantenere un catalogo di offerta formativa su questi temi che vi ho appena espresso, cercare di fare un'azione anche di promozione sia sul territorio, quindi parliamo dei comuni, delle unioni dei comuni, senza i quali non sarebbe possibile fare pane internet, perché sono, diciamo, loro che hanno i contatti con il cittadino, e quindi cercare anche di rafforzare questa rete di soggetti, non solo istituzionale, ma anche una rete di soggetti che possono essere vari, chiunque voglia in qualche misura promuovere le nostre attività. Ci sono dei soggetti istituzionali che sono appunto i punti pane inter, le biblioteche, eccetera, ma anche altri che possono contribuire. Qualche dato chiave: noi abbiamo formato circa 30.000 cittadini dal 2015 ad oggi, non facciamo formazione massiva, facciamo tutta formazione sincrona, quindi abbiamo gruppetti da 15 a 40 persone circa. Al momento siamo passati a un modello erogativo completamente online che si basa appunto sulla collaborazione dei comuni e della rete locale per la promozione dei cittadini. Vorrei citare anche importante una collaborazione che abbiamo già da diversi anni con un protocollo che abbiamo stilato con l'INPS, con la direzione regionale dell'INPS e con l'Agenzia delle Entrate, la direzione dell'Emilia Romagna, ma anche con l'EPIDA, che è la partecipata della regione, che ci hanno supportato moltissimo per tantissimi eventi sulla diffusione dei servizi online ai cittadini. Senza entrare troppo nel dettaglio, diciamo che noi realizziamo intorno alle 250 iniziative formative all'anno, adesso, ecco, più o meno, anno più, anno meno. Alcune sono iniziative lunghe che durano anche 16 ore, altre sono iniziative one shot, come gli eventi di cultura digitale, che sono incontri di 2 ore o circa un'ora e mezza. In questo momento Pane Inter offre questo ai cittadini, cioè 27 corsi divisi in 5 aree. Questi corsi li abbiamo tutti progettati nel 2021, quindi abbiamo fatto un'attività di alcune cose, ovviamente già le facevamo, ma le abbiamo riviste perché appunto cambiano le tecnologie, i problemi, nuove truffe online, nuove circostanze. Cerchiamo di toccare temi proprio, appunto, il digitale per tutti è quello che ci interessa, quindi andiamo dall'alfabetizzazione alle aree tipiche
del cittadino digitale, quindi un'area come la privacy, la sicurezza, l'educazione digitale, ma ci siamo anche aperte a delle aree un po' più specifiche come l'area sociale. Abbiamo cercato anche di creare dei moduli formativi, dei corsi per chi lavora nel no profit. Questa è nata anche un po' come esigenza dopo l'insorgere del coronavirus, quindi tutte le attività associative si sono molto trovate in difficoltà rispetto alle competenze digitali, come promuovere le attività online, come favorire la vita associativa. Il nostro riferimento è sempre il Digicom, quindi noi ci muoviamo sostanzialmente in aderenza a questo network europeo. Per chiudere direi che le attività di Pane Internet hanno avuto questo, diciamo, cambiamento da tutte attività fisiche, anche perché diciamo eravamo prima della pandemia in un mondo un po' diverso. Siamo riusciti a proporle online una formula, pensiamo, abbastanza semplice. Creiamo dei eventi online. Vi faccio vedere un esempio. Ad esempio, ecco, questo è un evento del 3 marzo, ebook e biblioteca online, c'è un programma, il cittadino può iscriversi direttamente dal nostro sito, abbiamo un network di circa 130 soggetti tra comuni, biblioteche, sportelli comunali, associazioni e vari che ci promuovono le loro attività nei loro network, il cittadino si iscrive, riceve un link e partecipa. Per i corsi di alfabetizzazione digitale abbiamo invece anche attivato un servizio in più, che è un gruppo di WhatsApp curato dal docente che utilizza questo strumento come strumento, diciamo, di familiarizzazione rispetto all'uso della tecnologia, perché è lo strumento più facile per chi ha poche competenze digitali. Partire da lì per poi entrare nel webinar, entrare nella sessione sincrona. Quindi ecco, questa è un po' l'impostazione di Pane Internet. Abbiamo cercato anche di curare in questo periodo particolarmente l'organizzazione online, questa filiera online dei nostri eventi. Siamo diventati un piccolo e-commerce di corsi gratuiti ovviamente per i cittadini, corsi ed eventi. L'ultima cosa che volevo dire è che ecco, noi ci occupiamo anche da anni di facilitazione digitale sia con il personale dei bibliotecari, i bibliotecari veri e propri, che con i ragazzi della scuola. Direi di aver raccontato più o meno tutto, vi ringrazio e lascio la parola. Grazie. Ovviamente sono dispiace diciamo comprimere così i tempi, ma è per dare la possibilità appunto a tutte le iniziative di avere comunque una minima possibilità appunto di raccontarsi in questo webinar. A questo punto continuo con i progetti, in questo caso siamo sempre nell'ambito della facilitazione digitale, quindi andiamo su Roma Capitale, scuola diffusa per la partecipazione alla cittadinanza digitale, punti Roma Facile, e quindi Stefano Rollo, prego, a te. Sì, salve a tutti, bentrovati e grazie per averci coinvolto in questa ennesima iniziativa molto interessante legata, insomma, all'innovazione digitale, e insomma siamo anche contenti di essere stati selezionati dopo diversi anni di lavoro e di essere insieme a dei progetti così, così interessanti e così importanti. Io cerco di andare rapidamente alla presentazione, spero... la condivido, andiamo in condivisione schermo, spero che la vediate. Sì, si vede. E procedo. Allora, Roma Capitale, la svolta data in questo campo sostanzialmente nel 2016, approvando la prima agenda digitale per la nostra amministrazione, individuando 4 punti fondamentali su cui lavorare, che sono qui brevemente elencati, quindi l'open government, le competenze digitali, l'implementazione dei servizi digitali, la digitalizzazione dei processi, nonché aumentare le infrastrutture per la connettività. È chiaro che in questo quadro l'elemento delle competenze digitali diventa centrale, perché accedere a un nuovo tipo di cittadinanza con la digitale, utilizzare al meglio i servizi digitali delle amministrazioni necessita, e comunque anche svilupparne di nuovi ed efficienti, necessita di un investimento in competenze digitali e in particolare anche un investimento nel combattere, nel contrastare il cosiddetto divario digitale. Come sappiamo, l'Italia
tutti i dati, insomma, ci danno un pochino in ritardo rispetto alla media europea, quindi nel 2016 si è deciso di investire sul contrasto al divario digitale e sulla promozione delle competenze in questo settore. Chiaramente nel 2019 abbiamo tutti sperimentato quanto questa visione, che poteva essere un pochino precorritrice qualche anno fa, è diventata in qualche maniera centrale per tutti noi. Andando brevemente a raccontare la genesi del progetto, noi abbiamo cominciato innanzitutto dall'apertura della rete dei punti Roma Facili, quindi abbiamo lavorato innanzitutto sulla facilitazione per l'accesso ai servizi digitali, quindi un servizio rivolto in particolare a chi soffre di digital divide, aprire una rete di spazi sul vasto territorio di Roma Capitale, con la presenza di alcuni facilitatori, inizialmente soltanto dipendenti di Roma Capitale, successivamente affiancati anche da volontari del servizio civile, per accogliere tutte quelle persone che, non avendo familiarità con il digitale, avevano bisogno di un aiuto per utilizzare il computer, lo smartphone, utilizzare diverse app o comunque anche confrontarsi con l'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda appunto i servizi digitali. Questo percorso, che nasce nel 2016, poi si trasforma e appunto si sdoppia nella rete dei punti Roma Facile e nel progetto della scuola diffusa, che poi spiegherò meglio. Comunque i punti Roma Facile si occupano fondamentalmente di facilitazione, mentre la scuola diffusa attiva percorsi di formazione e quindi di promozione delle competenze. Questo è un po' lo schema del percorso che abbiamo seguito. Quindi, come si vede, i punti Roma Facile cominciano all'interno dell'amministrazione, dei municipi, degli URP sostanzialmente, degli uffici di relazione per il pubblico, ma poi si aprono le biblioteche, si aprono ai mercati e si aprono al servizio civile. Quindi entrano in qualche modo anche maggiormente in relazione col tessuto, con la società civile e col tessuto sociale. Escono dagli uffici in qualche maniera. E poi, sempre intorno al 2018, cominciamo con le prime sperimentazioni di formazione per arrivare a dei progetti che sono quelli che stiamo seguendo adesso e che vedete elencati in alto a destra, che sono sostanzialmente l'apertura anche per noi di un Innovation Lab a Stazione Tiburtina, vicino alla Casa delle Tecnologie Emergenti, e l'avvio di nuovi percorsi di formazione. Queste sono le slide dedicate appunto ai punti Roma Facile, quindi a questi spazi dove i cittadini hanno circa 36 ore a settimana a disposizione per prendere degli appuntamenti e venire singolarmente a rappresentare il proprio problema ed essere aiutati ad imparare come risolverlo. Quindi non è una forma di sostituzione nei confronti del cittadino, ma è un momento anche di apprendimento perché il cittadino poi diventi indipendente e possa da solo successivamente svolgere le attività che necessita di fare. E questo implica anche quindi un lavoro sulla semplificazione del rapporto con l'amministrazione. Qui ci sono alcune foto dei vari contesti in cui li abbiamo aperti, da contesti tipo le biblioteche, appunto, a anche centri anziani, proprio per essere più vicini ad alcuni dei target interessati. E qui c'è un po' la mappatura della distribuzione sul territorio, che è in continua evoluzione. Siamo arrivati fino a 29 punti Roma Facile prima della pandemia. Molto importante in questo senso è chiaramente aver aderito ai progetti di servizio civile, e abbiamo ormai dei numeri molto alti, circa 200 ragazzi impiegati in questi anni, che forniscono un aiuto veramente decisivo anche sia in termini di contatto intergenerazionale che in termini di animazione del servizio. Qui ci sono alcune statistiche che restituiscono un pochino i target, che sono soprattutto gli anziani, gli stranieri, le donne e le persone con un basso tasso di istruzione, ma ciò che importa e rileva è il fatto che adesso abbiamo anche dei dati su una certa parte della popolazione che necessita di un aiuto, e su questa base noi poi abbiamo anche costruito dei corsi per venire incontro a questi target in particolare. E procedo rapidamente, e la parte invece di corsi alla scuola diffusa, il progetto è quello di coinvolgere chiaramente questi percorsi di facilitazione e l'associazionismo e non solo l'amministrazione. E questa è un po' la lista di realtà che hanno partecipato insieme a noi, da Google all'AGI, dal Garante per la Privacy, e abbiamo messo in piedi circa 50 corsi per circa 2600 persone rivolte appunto a giovani, anziani e stranieri. Abbiamo fatto anche coding, lavoro sulla fruizione dell'arte attraverso il digitale, e adesso non so se il tempo è finito, quindi sto un pochino tagliando. Sì, dovresti andare a... Okay.
Quindi questa è un po' una fotografia d'insieme anche di momenti di programmazione digitale, laboratori con la NASA, laboratori rivolti alle donne dei centri antiviolenza, con delle rilevazioni dei fabbisogni. E questi sono i progetti di servizio civile, anche su strada, sempre per accorciare lo spazio, e questi sono degli ultimissimi esempi di cose a cui sono serviti i punti Roma Facile: aiutare i processi partecipativi online per il bilancio partecipativo. Questo è il progetto di Innovation Lab che stiamo immaginando, e una piazza smart per interagire dentro i parchi con alcuni device digitali e per fare comunità tramite un'app. Questo è un po' il quadro complessivo che intendiamo portare avanti. Grazie Stefano, mi dispiace aver questa funzione anche di tagliare un po' i tempi, però altrimenti non riusciamo. Grazie Stefano, se puoi togliere la condivisione, passiamo al progetto della Regione Toscana, Trio, Industria 4.0 per i non addetti. Prego Massimo Giacomelli di presentarcelo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Partiamo con un veloce filmato e poi facciamo la nostra presentazione. Allora, buongiorno a tutti, sono Massimo Giacomelli, sono il responsabile per il progetto Trio per conto di Regione Toscana. Forse qualcuno conoscono già il progetto Trio, che è la piattaforma online learning su cui poi abbiamo implementato uno dei tanti progetti, tra i quali quelli presentati qui al concorso. Trio è sempre stato per la massima inclusione digitale, per favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro da ormai 20 anni, quando ancora si erano le prime sperimentazioni della formazione in autoapprendimento e della FAD, o formazione a distanza. In particolare qui abbiamo portato Industria 4.0 per non addetti ai lavori, in coerenza con le finalità della nostra piattaforma, dove si è dato come sempre la possibilità di poter approfondire temi a catalogo e non solo, ma soprattutto trovarsi in un agorà nella quale ci sono stati forniti vari servizi di accompagnamento e affiancamento rispetto alle competenze digitali, in particolare all'introduzione, in questo caso, a temi non sempre così facili da approcciare, sia ai cittadini nelle loro singolarità, nelle loro individualità, più o meno già con un'alfabetizzazione digitale, sia ad organizzazioni come tipico di Trio, pubbliche, le scuole e le aziende. Qui vi ho riportato blockchain, ma soltanto a titolo di esempio, così cos'è l'industria, come i contenuti. Sono stati però organizzati webinar, si è organizzato un mock dove si poteva partecipare, soprattutto in periodo di pandemia, sia con momenti sincroni, asincroni e condivisione attiva, e un laboratorio specifico per Industria 4.0 dove misurarsi. E la nostra partecipazione perché? Perché quando abbiamo visto questa iniziativa
non potevamo che sposarla, perché quasi il motto per Trio è il digitale per tutti, e tutte le iniziative che vengono inserite all'interno della piattaforma Trio hanno proprio questa caratteristica. Quindi assolutamente per assonanza sposiamo l'idea e anzi la sponsorizziamo, ma soprattutto era l'occasione per mettere ancora fattor più uno di quanto è già molto Trio, essendo un progetto ormai partito da decenni, ormai è ancora il più grande progetto europeo online, l'open source più diffuso in Europa, ed è gratuito. Quali sono gli elementi caratterizzanti del nostro progetto presentato, Industria 4.0 e anche in generale di Trio? Li ho sentiti anche un po' da altri relatori, mi ha fatto piacere. Il fatto che si vada sì a ragionare sull'online, ma non solo, si va anche fisicamente sul territorio, quindi poli sul territorio, anche noi nelle biblioteche, nelle province, nei comuni e nelle associazioni. Trio ormai è, Industria 4.0, è un progetto che ha creato e ha successo perché non è più una piattaforma che fornisce servizi, ma li crea insieme sul territorio attraverso le connessioni che ha realizzato. E quindi se, per dire, il terzo settore ha bisogno di una sua formazione, di una sua sensibilizzazione particolare sulle competenze digitali, su Industria 4.0, noi abbiamo dato, sentendo, una progettazione come se fossero dei mini Trio, dei mini progetti Industria 4.0 a seconda delle esigenze, come anche la scuola in Toscana o gli enti locali e la Camera di Commercio. E fondamentalmente, se vogliamo sintetizzare, il progetto è quello di mettere a disposizione prodotti e servizi online, quindi dare delle opportunità coordinate e di servizio, accompagnamento, affiancamento, come abbiamo già detto, a cittadini o organizzazioni pubbliche e private. Si stanno sviluppando sempre più questi tipi di progetti, come anche Repubblica Digitale ha come finalità, si inserisce ovviamente nell'agenda digitale europea, in particolare si sta sviluppando nuovi servizi e il progetto in evoluzione, anche in ovviamente linea con quello che è il PNRR, con il programma GOL, che unisce anche le esigenze formative delle politiche del lavoro, e con il piano strategico e la strategia regionale per la trasformazione digitale della regione toscana. E quindi un progetto in evoluzione, tanto per dirvi, stiamo organizzando un momento di confronto con i nostri stakeholders e con i cittadini, dove andiamo a chiedere quale possibile ulteriori evoluzioni rispetto ai servizi che ha dato il progetto Industria 4.0 per addetti ai lavori è possibile mettere in campo per appunto il progetto Trio. Niente, mi sembra che il mio tempo sia già scaduto, e quindi io ringrazio tutti. Se vi è piaciuto, veniteci a trovare, magari se avete voglia votateci. Stavo guardando, ecco, questo è lo schermo per venirci a trovare. Su progettotrio.it trovate spiegato meglio di quanto l'abbiamo potuto fare io il nostro progetto. Grazie a tutti. Grazie Massimo. Ovviamente stiamo parlando tutti di progetti di eccellenza, e alcuni purtroppo non sono stati tra i finalisti, ma sicuramente questi lo sono tutti. E a questo punto possiamo, Antonio Romeo, fare la presentazione, ecco, di quello che deve essere il primo. Prego, speriamo, Antonio. Speriamo che stavolta sia più fortunato. Ecco, allora, intanto grazie, vi presento Digital Skill Voyager, che è un tool che è nato, realizzato da Dintec, società di Union Camere e del Sistema Camerale, nell'ambito dell'iniziativa dei PID, Punti Impresa Digitali. Io, per presentarvi lo strumento, utilizzo velocemente un video e poi aggiungo qualche... Però lo sentiate? No, Antonio, no, non si sente. No. Allora, ci riprovo. Antonio, lo ricordo. Non è la mia giornata fortunata. Un secondo, sì. Condivido anche il suono e riprovo. Sì, perfetto. Ecco.
Sei uno studente? Un lavoratore? Un professionista? O più in generale stai cercando uno strumento per misurare le tue competenze digitali? Da oggi è disponibile Digital Skill Voyager, il test online dei punti impresa digitale delle Camere di Commercio. Un percorso avvincente per viaggiare nel tempo in chiave digitale. Ad ogni tappa, fatti sfidare da una serie di domande corrispondenti ad un'area specifica delle competenze digitali. Si parte dalle prime nozioni come la digitalizzazione di base, per poi continuare con una verifica sui temi della comunicazione e condivisione. E ancora, sarete di nuovo in viaggio per rispondere al meglio ai quesiti che spaziano dal pensiero computazionale e coding, passando dal presente al futuro con i test sulle tecnologie digitali, fino all'innovazione sostenibile. Grazie al tuo diario di viaggio sarà possibile confrontarsi con gli altri Voyager e al termine di avvincenti sfide scoprirai la tua area di competenza digitale. Sei un neofita digitale? Un allievo? Un coach? Oppure un digital e-leader? Scoprilo subito su dskill.eu, il viaggio nelle competenze digitali. Bene, allora... abbiamo visto col video che cos'è Digital Skill Voyager, perché abbiamo deciso di realizzarlo, perché la sfida delle competenze digitali è una questione fondamentale per il nostro paese. Abbiamo una distanza che potremmo definire siderale tra gli skill disponibili e quelli richiesti dal mondo del lavoro, che noi come sistema delle Camere di Commercio rileviamo costantemente col sistema informativo Excelsior, distanza che richiede degli interventi urgenti. Allora, Digital Skill Voyager è un test sulle competenze digitali che consente, da un lato, di effettuare interventi formativi mirati sulla base dei reali gap che ci hanno lavoratori, studenti, cittadini, e dall'altro consente anche alle imprese, agli enti formatori, alle stesse camere di commercio di progettare e realizzare dei percorsi di formazione che potremmo definire tailor-made, cioè costruiti sulle reali esigenze degli stakeholder di riferimento. In cosa consiste, lo abbiamo visto, è un test sulle competenze digitali online che consente proprio la costruzione di questi percorsi di upskilling e reskilling mirati. Si rivolge a una platea molto ampia di destinatari, i lavoratori della PA e delle imprese, gli imprenditori, gli studenti, i cittadini. Alla fine del percorso, come abbiamo sentito dal video, definito un report in automatico che consente al partecipante di scoprire il livello complessivo di maturità digitale ed avere un benchmark con profili similari, oltre ad ricevere un bilanciamento tra soft e hard skill che danno poi la possibilità di un'immediata condivisione di questo report da parte, diciamo, del partecipante. A valle del test noi abbiamo raccolto numerosi dati che ci consentono anche di avere un cruscotto informativo completo di quello che è il livello di maturità digitale dei partecipanti e clusterizzarli per tipologia di impiego, per titolo di studio posseduto, per età, per sesso, per area di competenza, quindi, e sulla base di questo poi progettare delle azioni di formazione mirate sul tema delle competenze digitali. Perché votare Digital Skill Voyager? Quali sono le caratteristiche a nostro avviso salienti? Innanzitutto è un'iniziativa innovativa perché utilizza la tecnica della gamification e quindi rende giocoso un test sulle competenze digitali. È sicuramente fruibile, ha una user experience molto agevole, consente attraverso un test online facile, gratuito, veloce e replicabile più volte in un qualsiasi momento. È basato, tuttavia, pur essendo basato su una tecnica di game, su una metodologia robusta, perché coerente col framework europeo di Comp 2.1, al quale poi abbiamo ulteriormente introdotto delle aree di competenza come quella delle tecnologie 4.0 o quella della sostenibilità digitale. Le domande sono proposte in modo randomico, sono costantemente integrate con le evoluzioni normative e con le evoluzioni tecnologiche. È possibile effettuare il test non solo in lingua italiana ma anche in lingua inglese e tedesca. Abbiamo già a circa un anno dal lancio del
di Digital Skill Voyager già ha ottenuto degli importanti riconoscimenti. Sono oltre 5.500 gli utenti che l'hanno utilizzato ed oltre a essere inserito nell'iniziativa Repubblica Digitale è stato citato proprio nel DESI 2021 nel capitolo che riguarda il capitale umano. Quindi l'invito a tutti è votare per Digital Skill Voyager. Grazie. Grazie Antonio, abbiamo quindi chiuso con le presentazioni di questa categoria, come vedete tutte eccellenti, sarà difficile riuscire a capire chi vincerà e sicuramente insomma, per quanto possibile aiutateci a fare in modo che il voto sia il più ampio e diffuso possibile. Grazie e a questo punto ritorno la parola a Roberta. Perfetto, grazie Nello. Allora diamo la parola adesso alla presentazione delle 6 iniziative finaliste della categoria digitale nell'educazione per le scuole. Do la parola a Sandra Troia che era coordinatore di questa giuria. Prego Sandra. Bentrovati. Allora, io cercherò di essere molto veloce. Noi abbiamo ricevuto per questa categoria 32 proposte e tra queste 32 sono state ammesse al processo di valutazione 29. Questo è un grafico che ha l'obiettivo di rendere immediata la conoscenza della tipologia dei soggetti che hanno proposto l'iniziativa. Quindi c'è una percentuale molto sostenuta, nutrita di progetti proposti dalla pubblica amministrazione e nella pubblica amministrazione naturalmente ricadono anche le scuole che hanno candidato dei progetti che hanno realizzato al loro interno. Poi abbiamo una presenza anche in questo caso di spessore dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, seguita da proposte provenienti dalla piccola e media impresa e quindi la parte residua ha visto come proponenti università e centri di ricerca e grande impresa. In generale questo tipo di progetti che abbiamo avuto il piacere di analizzare avevano nella rete, quindi non solo il soggetto proponente, ma nella rete un vero e proprio valore aggiunto, per cui la scuola è stata coinvolta in un processo virtuoso di coinvolgimento. Per quanto riguarda invece la metodologia di erogazione, naturalmente l'emergenza sanitaria, il Covid-19, ha fatto sì che alcune proposte fossero poi modificate verso un maggiore utilizzo della modalità online. In linea generale però la modalità mista, quella blended, è stata quella che ha caratterizzato le iniziative che sono state candidate. I destinatari degli interventi. Gli interventi sono stati destinati a studenti sia del primo ciclo che del secondo ciclo, quindi di secondo grado, con una particolare rilevanza data ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Ma non solo gli studenti sono stati soggetti destinatari di questi interventi, sono state coinvolte le famiglie, i docenti, i dirigenti scolastici, ma anche le biblioteche, come è capitato per i progetti che già sono stati presentati nella categoria precedente. Per quanto riguarda le attività e i temi che hanno caratterizzato appunto molte delle iniziative che purtroppo, dato il numero limitato della selezione, non abbiamo potuto conoscere nel dettaglio, dicevo, le attività e i temi hanno spaziato in diversi ambiti e con diverse finalità. Particolarmente interessante il fatto che siano stati proposti anche degli approcci CLIL, quindi il tema è stato presentato anche in una lingua veicolare diversa dall'italiano. Quali sono i temi oggetto di questi progetti? I rischi del digitale, quindi percorsi di prevenzione ed educazione,
una conoscenza delle opportunità del futuro digitale, una conoscenza degli strumenti e delle modalità di uso di ambienti, degli ambienti digitali, e quindi c'è stato un focus su delle soluzioni specifiche, come per esempio l'utilizzo di SPID, ma anche molti progetti hanno proposto formazione su contenuti specifici e professionalizzanti, che sono andati dall'intelligenza artificiale ai big data allo sviluppo di business plan. Inoltre, alcune attività hanno puntato alla valorizzazione dei giovani talenti per indirizzare questo talento verso l'area del digitale, quindi andare a incontrare quella domanda di professionisti nell'area dell'ICT. Ma il digitale è stato utilizzato anche come supporto formativo e informativo, con riferimento per esempio a situazioni di particolare fragilità dovuta sia a situazioni di disagio personale che possono colpire per esempio i ragazzi in epoca adolescenziale, ma anche per affrontare quella che è la trasformazione digitale, che chiede a tutti noi, grandi e piccoli, un adeguamento. A questo tipo di progetti sono stati poi affiancati attività di sviluppo di kit per la costruzione di robot, quindi il tema della robotica, il tema del coding, il tema del making, la stampa 3D, e quindi, come avevo anticipato, una formazione rivolta ai bibliotecari e agli insegnanti, con l'idea di trasformare le biblioteche come un polo che possa supportare l'educazione civica digitale, quindi passare dal bibliotecario al docente, allo studente e quindi alla famiglia e quindi alla cittadinanza intera. Per quanto riguarda le tematiche, abbiamo dei progetti che hanno puntato sul gaming, sul gioco legato a contenuti formativi. Sono stati poi realizzati dei seminari proprio con l'idea di far mettere le mani agli studenti, ai soggetti coinvolti, e quindi di introdurli alla logica della programmazione. I corsi invece, o le attività che hanno avuto come destinatari dirigenti, hanno puntato all'innovazione dei processi educativi e organizzativi dell'intero sistema scolastico. Quindi un'altra tematica è stata coperta. Vi dicevo che davvero è stato un lavoro di valutazione avvincente, perché un'altra tematica che è stata coperta è quella legata all'impiego della tecnologia nel quotidiano, e quindi il tema degli acquisti e dei pagamenti digitali. Alla fine quello che è emerso è integrato in maniera significativa le competenze digitali con le competenze imprenditoriali e le competenze, le soft skill personali e sociali. Alla conoscenza e all'analisi dei meccanismi che portano a formulare dei ragionamenti errati, attività volte a consolidare le competenze per l'esercizio di una cittadinanza attiva, e tematiche, potremmo dire, nuove, come per esempio l'agricoltura 4.0, e tematiche sempre care come il digitale contro il divario di genere, o tematiche come il turismo sostenibile, che quindi diventa un volano per, anche in questo caso, mettere insieme due contenuti che apparentemente possono essere distanti. Chi ha composto la giuria? La giuria, anche in questo caso, è stata composta da professionisti, espressione di mondi che sono differenti ma molto integrati, quindi Daniele Barca, dirigente scolastico, Dianora Bardi, presidente del Centro Studi Impara Digitale, Gabriele Benassi, un docente comandato presso l'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna, Lorenzo Benussi, il coordinatore della Fondazione per
la scuola della Compagnia di San Paolo, Giovanni Caprioli, docente sempre in posizione di comando presso il MIUR, Mauro Cristoforetti, che è socio fondatore e presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa EDI, Elena Mota, ricercatrice presso Indire, è attualmente impegnata nel progetto Avanguardie Educative, e Franco Patini, responsabile del comitato scientifico e l'osservatorio delle competenze digitali, nonché membro del comitato tecnico guida di Repubblica Digitale. Per quanto riguarda il processo di valutazione, la rosa dei finalisti è stata decretata, come dicevo, alla fine di un processo. Questo processo ha visto i componenti della giuria lavorare sia singolarmente, individualmente, con un'attività di coordinamento asincrono, sia in maniera sincrona con degli incontri che si sono tenuti appunto in plenaria. Ogni iniziativa è stata valutata da 3 giurati, ciascuno dei quali ha espresso un proprio parere, e questo parere è stato poi discusso in un incontro collettivo che ha portato al giudizio finale. I criteri sono quelli che erano già indicati nel bando: l'innovatività, l'articolazione tematica, la replicabilità dell'iniziativa, la dimensione e l'impatto dell'iniziativa, come l'iniziativa è stata valutata e, come dicevo poc'anzi, la capacità di fare rete. Come sapete, i finalisti sono, in ordine strettamente alfabetico, il progetto Cittadinanza Digitale, Più Consapevoli, Più Sicuri, Più Liberi, di SOS Il Telefono Azzurro Onlus, Digi Educati, Fondazione della Comunità Bergamasca, Nabbo Valdo e Ricatto del Cyberspazio, l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, registro.it. E anche in questo caso abbiamo degli ex aequo, e quindi i progetti in finale non sono 5 ma sono 6. Quindi continuiamo con il progetto, un programma psicoeducativo rivolto a giovani di autoregolazione delle emozioni per favorire l'utilizzo consapevole e prevenire l'uso problematico di internet. L'ente proponente è la Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Politiche Sociali, Laboratorio Informatiche Scuola del Consorzio Interuniversitario per l'Informatica e Social for School, educare ad un uso consapevole della rete a cura del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Quindi io passerei subito la parola quindi interrompo la condivisione e passo subito la parola al primo relatore, che è Salvatore Ciro Conte. Sì. Esatto. Benissimo, stavo aprendo il file. Grazie Roberto. Prego Salvatore. Allora provo a condividere, se mi date poi solo conferma che ci sia la visione. Sì, si vede. Perfetto. Allora, grazie a tutti, grazie a Repubblica Digitale, insomma ci fa molto piacere come Telefono Azzurro essere qui oggi tra i candidati finalisti. E vi presento brevemente il nostro progetto Cittadinanza Digitale. Sarò molto sintetico per questioni di tempo, quindi già invito magari tutti i presenti o chi vuole approfondire a recarsi sia sul sito azzurro.it che proprio sul sito Cittadino Digitale per visionare in modo più specifico il progetto, perché è abbastanza corposo e ampio. È un progetto che Telefono Azzurro ha portato avanti con il sostegno di google.org. Ed è un progetto dedicato alle scuole, è un progetto formativo dedicato agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ma ovviamente anche ai ragazzi, agli studenti, agli alunni, agli studenti e alle studentesse. E obiettivo del progetto è proprio quello di ridurre quanto più possibile intanto il divario generazionale che c'è tra i più giovani e gli adulti, e far sì che gli adulti possano essere delle guide consapevoli e pronti a supportare i ragazzi in questo processo di non solo di crescita ma anche di esplorazione di quello che è il mondo digitale, gli ambienti digitali, in un modo
più, quanto più possibile sicuro e consapevole, essendo consapevoli di quelli che possono essere i rischi all'interno dei mondi digitali, ma anche capire in che modo possiamo sfruttare il digitale per, come dire, favorire il benessere e la crescita dei nostri ragazzi. L'intero percorso si è sviluppato nello scorso anno scolastico tramite 7 moduli didattici che vedete qui sintetizzati. Abbiamo cercato anche di riprendere, comunque di creare un progetto che fosse in linea con quello che è il framework del DigiComp. E quindi abbiamo parlato di comunicazione e linguaggio all'interno del digitale, abbiamo parlato di tutti i temi legati alla privacy, alla condivisione, la digital reputation, il gaming, le relazioni online e come stabilire il consenso all'interno dei mondi online, le impronte che lasciamo all'interno degli ambienti digitali e gli ultimi 2 capitoli dedicati al tempo passato online, a come sfruttarlo in modo che possa favorire il benessere dei ragazzi e a come si generano i contenuti e le informazioni all'interno dei mondi digitali. Ultimamente lanceremo 3 nuovi moduli integrativi dedicati ai big data e un modulo di approfondimento dedicato al gaming e all'intelligenza artificiale. E una cosa su cui voglio, insomma, ci tengo in particolare a stressare, come dire, il nostro audience è la metodologia che abbiamo scelto di adottare. Ripeto, è un progetto formativo dedicato ai docenti che risponde sostanzialmente a una domanda che spesso in passato ci è stata fatta durante i corsi. I docenti ci dicono sempre: noi facciamo tanti corsi di formazione, ci dicono tante cose bellissime, fantastiche, ma noi poi cosa ci facciamo? Come possiamo applicarle? Quindi abbiamo voluto rispondere un po' a questa esigenza delle scuole, creando un corso che fornisse sia contenuti teorici, tutti i nostri corsi sono tenuti del progetto Cittadinanza Digitale da esperti accademici a livello internazionale, accompagnati sempre da un dirigente scolastico, in modo che, come dire, la teoria fosse sempre calata nella pratica quotidiana grazie al supporto dei dirigenti che ci hanno supportato. E l'intero percorso quindi si divide in webinar, come dicevamo prima, teorici, ma webinar anche pratici, dove docenti, si citavano prima alcuni dei docenti e delle dirigenti che fanno parte anche della giuria, quindi conoscono bene cosa vuol dire lavorare nel quotidiano nelle scuole. Quindi docenti che spiegavano ai docenti discenti come utilizzare i nostri materiali. Abbiamo creato un set di laboratori che sono già pronti all'uso, quindi il docente che frequenta il corso può scaricarseli e utilizzarli il giorno seguente direttamente in classe e trasferire quelle conoscenze ai ragazzi. Ovviamente il corso è arricchito anche da test di valutazione e da contenuti di approfondimento che si possono utilizzare a scuola. Ogni contenuto è tarato per il ciclo di istruzione, quindi che sia primaria, secondaria, di primo grado o di secondo grado. Lo scorso anno abbiamo formato quasi 14.000, quindi più di 13.500 docenti sulla nostra Academy. Ovviamente l'abbiamo fatto insieme ai nostri amici anche di Campus Store e di Cisco che ci hanno supportato in questa iniziativa. E gli ultimi secondi per dirvi che ovviamente il progetto è dedicato alla formazione dei docenti, ma la nostra attenzione principale come Telefono Azzurro è quella dei ragazzi, degli alunni e delle alunne. Abbiamo realizzato all'interno di questo progetto anche un ciclo di hackathon in cui alunni del primo ciclo e del secondo ciclo in 3 giornate specifiche si sono bonariamente sfidati in una competizione, quindi a realizzare dei prodotti che andassero, come dire, a proporre qual era la loro visione del digitale, dell'internet e di come loro vorrebbero fossero gli ambienti digitali. Non mi dilungo, anche qui trovate sul nostro sito poi tutti i lavori che hanno realizzato i ragazzi, in particolare vi segnalo i 3 lavori vincitori che si sono aggiudicati poi il premio finale del concorso che abbiamo realizzato. E giusto per restare anche sui dati, abbiamo ovviamente condotto un'indagine per verificare l'efficacia del progetto che abbiamo portato avanti, e un campione fatto da quasi 1.500 docenti, e il 90% si è detto soddisfatto, molto soddisfatto del percorso. Questo ovviamente ci fa
molto, ci ha fatto moltissimo, moltissimo piacere, però ecco, invito nuovamente tutti quelli che vogliono approfondire a visitare il sito cittadinodigitale.azzurro.it o direttamente il sito www.azzurro.it. E spero di essere stato nei tempi. Perfetto, grazie mille. Grazie. Adesso passiamo a Digi Educati della Fondazione della Comunità Bergamasca. Chiedo cortesemente a Salvatore Conte di grazie mille, così possono condividere la loro presentazione. Buongiorno a tutti, sono Silvia Boccia, Fondazione Comunità Bergamasca. Farò una breve introduzione. La Fondazione Comunità Bergamasca è impegnata nel contrasto alla povertà educativa attraverso il progetto Digi Educati, che è un progetto selezionato e finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e da Fondazione Cariplo. Siamo un progetto molto molto più giovane, iniziato nel 2021 con un finanziamento triennale. E il progetto promuove attività che hanno lo scopo di incrementare le competenze digitali dei bambini e dei ragazzi tra i 6 e i 13 anni e dei loro adulti di riferimento. Stiamo collaborando con un'ampia rete di partner per riuscire a raggiungere in modo molto capillare tutto il territorio bergamasco e crediamo che questo sforzo comune ci permetterà di raggiungere, di individuare e affrontare insieme quante più situazioni di necessità possibili. Abbiamo una breve presentazione del progetto, in ogni caso trovate tutte le informazioni sul sito fondazionebergamo.it. Condivido, spero che si veda e si senta. Nel 2020 abbiamo iniziato una nuova esperienza, la didattica a distanza, la scuola da casa davanti al computer, per chi lo aveva. Non tutti i miei compagni riuscivano a connettersi, non tutti seguivano le lezioni, non tutti gli insegnanti sapevano che cosa fare. La scuola che prima era per tutti è diventata solo per alcuni e il modo di fare le lezioni non funzionava più molto bene, ma forse non funzionava già da prima e non ce ne eravamo accorti. Digi Educati è una piattaforma online e un'applicazione dove tutti i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 13 anni possono registrarsi e scoprire come usare il mondo digitale. Per imparare, ma soprattutto per imparare insieme e divertendoci. Anche gli adulti vicino a noi possono entrare su Digi Educati, insegnanti e genitori che vogliono saperne di più e imparare insieme a noi, con strumenti coinvolgenti, interattivi e che ci invitano a partecipare. Digi Educati mette a disposizione del territorio e delle famiglie più bisognose 800 PC portatili con la propria connessione autonoma. Senza gli strumenti adatti non è possibile accedere al digitale e abbiamo bisogno che per tutti ci siano le stesse opportunità. Ma portatili e connessione. È uno spazio dove incontrarci, imparare a utilizzare il mondo digitale insieme ad altri amici, perché virtuale e reale sono due dimensioni ugualmente importanti che favoriscono l'apprendimento e il benessere. Virtuale e reale, online e offline, saltiamo di qua e di là, ci piace essere fisici e digitali. Per questo puoi trovare un nuovo PDC virtuale sulla piattaforma di videogiochi Roblox, per assaggiare le attività di Digi Educati prima di diventare uno di noi. Digi Educati è fatto da persone che ci accompagnano a scoprire e usare la tecnologia. Sono i coach digitali. Li puoi trovare sul PDC, dove aiutano chi ha meno dimestichezza con PC e internet e dove propongono attività e corsi per imparare a usare i nuovi programmi e i nuovi strumenti digitali. Accompagnano i genitori e gli insegnanti a incontrare noi giovani sul digitale, a condividere regole e responsabilità, a utilizzare nuove forme di comunicazione e di insegnamento. Puoi trovare i coach digitali anche online, proprio dentro Digi Educati. Sono i tutor che ci supportano nello studio a distanza e quelli che hanno rubriche live dedicate ai ragazzi e alle ragazze. Digi Educati è un progetto della Fondazione della Comunità Bergamasca, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e dell'impresa sociale con i bambini. Insieme a loro ci sono tanti, tanti, tanti altri soggetti che collaborano. Le cooperative sociali, i comuni della provincia di Bergamo, le biblioteche, l'università di Bergamo, Social Techno, le associazioni, le scuole, ma soprattutto noi, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze Digi Educati.
Benissimo, benissimo, grazie. Sono Giuseppe Guerini, sono vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca e come avete visto questo progetto si propone di ridurre il divario digitale e per noi questo significa offrire le stesse possibilità a tutti i bambini e le bambine del nostro territorio e accompagnare i genitori e gli insegnanti a un utilizzo consapevole e responsabile del digitale. L'idea è quella di alimentare un ecosistema finalizzato a promuovere conoscenza e nuove forme di apprendimento senza escludere l'importanza della relazione e della presenza fisica in una dimensione che sia appunto on life, come direbbe Luciano Floridi. Pandemia e DAD ci hanno messo di fronte alla necessità di lavorare alla ridefinizione di strategie educative che non possiamo pretendere siano richieste soltanto alla scuola, ma devono coinvolgere in modo diffuso tutte le comunità locali. Con questo progetto, quindi, la Fondazione della Comunità Bergamasca promuove un approccio alla digitalizzazione che va oltre l'alfabetizzazione tecnologica per cercare una risignificazione del fare educazione in questo nuovo sistema che è al contempo stesso reale e virtuale, quindi sta chiedendo a tutti quanti di cambiare. Questa è la filosofia e lo spirito con cui abbiamo affrontato questa nuova sfida e con la quale siamo impegnati. Grazie alla giuria, grazie a Repubblica Digitale per questa bella occasione di incontro e di confronto. Grazie a voi per il contributo. Allora adesso passo la parola a Giorgia Bassi per la presentazione dell'esperienza Nabovaldo e il ricatto dal cyberspazio. Dal cyberspazio. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per l'opportunità Repubblica Digitale. Allora condivido la mia presentazione. Ok. Allora, il nostro progetto che qui presentiamo è Nabovaldo e ricatto dal cyberspazio, come abbiamo detto, è un videogioco che nasce nell'ambito di questa iniziativa Ludoteca del Registro.it. Noi siamo Registro.it, l'anagrafe di tutti i domini con estensione.it. Il registro è gestito dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. E diciamo dal 2011 ci occupiamo di educazione digitale. Andiamo nelle scuole dalle primarie alle secondarie di secondo grado. Ad oggi abbiamo incontrato dal 2011 14.000 bambini e ragazzi in tutto il territorio nazionale. Prima ci muovevamo ovviamente fisicamente, ora questi ultimi due anni siamo forzatamente in DAD, però ci siamo diciamo riadattati alla situazione e comunque i nostri laboratori vanno avanti. E i contenuti del nostro progetto vertono intorno al tema della rete internet. Parliamo delle tante opportunità che la rete offre, ma anche di quelli che sono i potenziali rischi. Lo strumento è, come dice il nome, ludoteca, non poteva che essere gioco coniugato in varie modalità, quindi giochi di gruppo, proponiamo dei fumetti, enigmistica, cartoni animati, abbiamo realizzato una web app che si chiama Internetopoli, dedicata proprio a internet, come dice il nome. E da un paio d'anni ci siamo soffermati proprio un tema specifico, che è quello della sicurezza informatica. E da quest'anno abbiamo proposto anche nelle scuole sia medie, quindi secondarie di primo grado che superiori, un percorso ad hoc chiamato Cyber Security for Teens, quindi abbracciamo queste due fasce d'età e proponiamo proprio dei moduli dedicati alla sicurezza informatica. Veniamo al nostro progetto, Nabovaldo e ricatto dal cyberspazio, è un serious game, come si diceva, quindi ha una finalità educativa, quindi le tematiche vertono sui temi cari della cyber security, quindi come proteggere i nostri dati e quindi come utilizzare tutte le risorse digitali, i nostri dispositivi in maniera responsabile e sicura. Il target, qui ci siamo specializzati sulla fascia delle scuole medie, quindi 11, 13, 14 anni. Nabovaldo è un single player, quindi i ragazzi lo scaricano, lo giocano sui propri dispositivi in maniera autonoma, ma noi crediamo molto poi nell'utilizzo di questo strumento anche in classe, poi più qualche slide più in là vedremo come. È un'avventura che si articola in quattro capitoli, è ambientato nella città di internet. Perché abbiamo scelto un videogioco? Perché
pensando al target dei ragazzi, delle medie, con cui avevamo già avuto a che fare da diversi anni nei nostri laboratori con la ludoteca, abbiamo capito che ci voleva qualcosa di particolarmente coinvolgente, poi ora con la didattica a distanza ancora di più, e quindi qualcosa che li stimolasse anche attraverso l'immedesimazione con i personaggi. Direi che questo nel videogioco è molto presente. Poi tra l'altro i videogiochi stimolano anche delle competenze trasversali, come può essere il problem solving, quindi in questo caso si tratta di prendere delle decisioni che hanno a che fare con la sicurezza informatica, quindi come riuscire a mettere al sicuro i propri dati, ad esempio. E poi i ragazzi hanno modo di testare immediatamente le proprie capacità, che in questo caso sono legate proprio a delle conoscenze, con un sistema di punteggio, che il gioco prevede proprio di guadagnare un punteggio in like, e quindi un sistema di ranking che ai ragazzi piace. Poi abbiamo effettivamente notato che le piattaforme di gioco oggi sono delle palestre frequentate da piccoli hacker, quindi ci piaceva proprio usare questo mezzo per invece proporre delle buone pratiche. Addirittura i ragazzi mettono in atto dei piccoli attacchi informatici per mettere magari fuori uso le connessioni degli avversari, quindi era necessario fare qualcosa. Vi sarete chiesti, ma chi è questo ragazzo che compare nelle slide? È il protagonista del nostro videogioco, Nabbo. Chi è un Nabbo? In realtà Nabbo Valdo, perché c'è anche un riferimento a Marco Valdo, il protagonista del romanzo di Italo Calvino, che ha delle caratteristiche da Nabbo. Nabbo nel linguaggio dei ragazzi vuol dire scarso, un ragazzo che non sa, è un novellino, non sa tanto giocare. E quindi questo è uno screenshot delle risposte che ci hanno dato i ragazzi, quindi come vedete durante proprio i nostri laboratori hanno ben chiaro cosa vuol dire. Una breve panoramica un po' nella grafica, negli ambienti, non l'ho ricordata all'inizio, Nabbo Valdo e tutta la grafica nasce dalla fantasia, dalla penna di Gabriele, dell'illustratore Gabriele Pedes, mi piace qui ricordarlo e ringraziarlo, e vedete l'avventura nasce da questo fatto, praticamente non si può più entrare negli ambienti di Internetopoli perché le case hanno un lucchetto. Questa è una rappresentazione grafica del ransomware, che oggi ahimè è un attacco molto, molto diffuso, che mette proprio letteralmente sotto sequestro i nostri dispositivi. Questo ve lo dico per farvi capire quanto la potenza della grafica riesca a rendere anche delle nozioni, degli aspetti tecnici in maniera molto facile e intuitiva. E questo i ragazzi lo colgono e lo apprezzano molto. Questi sono altri ambienti, questo è il nostro registro punteggio, non è esattamente così, ma volevamo farci, diciamo, un omaggio. E vedete quindi scenari molto, molto colorati e coinvolgenti. Qui abbiamo il nostro Nabbo che si muove all'interno di una mappa. E poi i dialoghi che sono importanti proprio per quell'aspetto educativo che vi dicevo. Qui c'è un personaggio, dall'aspetto vi rendete conto, poco raccomandabile, infatti è un troll, che chiede a Nabbo Valdo di dare la definizione di spyware. Quindi il ragazzo si immedesima in Nabbo Valdo e cerca di dare la risposta corretta. Ovviamente la risposta corretta gli consente poi di accumulare un punteggio espresso in like. Altra sezione importante dal punto di vista proprio delle conoscenze, quindi della finalità educativa del nostro gioco, è questa, la Nabbopedia, una piccola enciclopedia dedicata alle nozioni base della cyber security, quindi parliamo di tipologie di malware, quindi programmi malevoli che possono infettare i nostri dispositivi, ma diamo anche delle conoscenze tecniche di altro tipo, di base, vedete router, malware, firewall, bug, sono quindi nozioni varie. E il ragazzo quindi trova queste pagine della nostra enciclopedia. Ora ecco, tipo qui vediamo questi foglietti, sono proprio le pagine dell'enciclopedia, ma non basta cliccare sulle pagine per avere dei like, bisogna anche leggere le definizioni appunto nelle voci della nostra enciclopedia e quindi acquisire le conoscenze. Poi ci sono delle parti, ovviamente delle sezioni proprio per i giocatori più accaniti, quindi a seconda delle preferenze, arcade o puzzle. Arcade sono quelle tipologie di minigame che prevedono una forte capacità a livello proprio di riflessi. Qui abbiamo messo dei vermoni che in realtà sono la rappresentazione grafica, dei worm che sono
dei malware che si autoreplicano, quindi qui il giocatore dovrà annientarli nel minor tempo possibile. Dall'altra parte invece un gioco puzzle tipico che appunto prevede l'azione di una postazione PC. Quindi che cosa imparerà il giocatore immedesimandosi poi in Nabbo? Nel nostro Nabbo un po' inesperto, in tutto fare, che si dà da fare, ma poi alla fine riesce grazie a degli aiutanti a capire quali sono le tecniche per mettersi al sicuro, ma ha ancora tanto da imparare. Quindi quali sono le minacce cyber principali, quindi malware, tipi di attacchi informatici, ma si parla anche di fake news, di hater, di troll, le contromisure tecniche soprattutto, perché è bello poi del gioco riuscire anche a imparare come difendersi, quindi parleremo di firewall, di antivirus ad esempio, ma soprattutto le buone pratiche a livello proprio comportamentale. Giorgia, io ho un bruttissimo compito. Dire che abbiamo avviato comunque i laboratori e ora stiamo sperimentando, quindi il bello proprio è proporlo in classe come strumento proprio per veicolare questi contenuti, e per il progetto è interamente gratuito ed è scaricabile Nabovaldo sugli store principali, quindi contattateci anche per avviare i laboratori, siamo disponibili. Grazie per l'attenzione. Grazie mille. E adesso passo la parola a Daniela Bonaldi del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della provincia di Trento. Buongiorno a tutti. Io passo subito allora a condividere lo schermo. Condividi. Il progetto è un programma psicoeducativo rivolto a giovani di autoregolazione delle emozioni per favorire l'utilizzo consapevole e prevenire l'uso problematico di internet. Grazie. Allora, io parto subito perché 5 minuti sono effettivamente pochi. Allora, prima di tutto vorrei ringraziarvi per averci dato la possibilità di essere qui oggi a condividere con voi questo progetto che per noi è molto importante, in cui crediamo molto. È un progetto fatto di due anime, l'anima dell'istruzione, quindi della scuola, e l'animo della sanità, quindi della salute, uniti in un obiettivo comune che è quello proprio di prevenire nei nostri ragazzi comportamenti a rischio legati all'utilizzo di internet. Il progetto ha ottenuto un finanziamento del Ministero della Salute, in particolare del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, è ancora in corso, infatti ha avuto avvio a marzo del 2019, si concluderà adesso a giugno di quest'anno, e vi partecipano diversi enti che sono quelli che vedete riportati nella slide che poi verrà pubblicata, quindi potete vedere nei particolari. E quando stavo preparando questa presentazione mi sono chiesta molto quali potevano essere le cose da potervi dire per trasmettervi proprio il senso del progetto, e alla fine ho pensato che la cosa forse più utile fosse quella di condividere con voi un biglietto, che è il biglietto che uno dei ragazzi che ha partecipato al progetto ci ha voluto donare come ringraziamento. Allora, questo è il biglietto, è un biglietto che semplicemente con un disegno e una decina di parole esprime in modo molto completo il senso del nostro progetto, quindi rendere i ragazzi più consapevoli rispetto a quello che è il mondo di internet e del digitale, per essere in questo modo, tramite l'informazione, protetti rispetto a tutti i rischi che ne possono derivare. Infatti è innegabile come internet sia da una parte una grandissima opportunità, un'occasione. Con internet arriviamo dappertutto e facciamo tantissime cose. Nello stesso tempo però internet può anche diventare pericolosa, e quando parlo di pericolosa intendo sotto a 360 gradi, quindi non soltanto con riferimento a frodi informatiche, tecnologiche, ma anche proprio all'utilizzo, che può diventare problematico per la salute delle persone, e non solo dei ragazzi, anche di noi adulti. E questi problemi, queste conseguenze sulla salute riguardano sia l'aspetto fisico, ma anche l'aspetto emotivo, che è quello sul quale ci vogliamo muovere noi. Quindi praticamente parliamo di un ambito di prevenzione. Il progetto ha visto la costruzione di 3 serious game, che sono dei giochi educativi multimediali, quindi non videogiochi intesi come forse i nostri ragazzi sono abituati a vedere, perché sono dei giochi che hanno una finalità che non è quella di divertimento, ma è proprio una finalità educativa. Questi giochi, che nel nostro caso sono 3, simulano delle situazioni reali, quindi di vita reale, che i ragazzi considerano difficoltose, che considerano problematiche. Ad esempio,
l'essere isolati o l'essere emarginati dai propri compagni, eccetera. Dico questo perché i giochi sono stati costruiti assieme ai ragazzi e questa è stata una fase importantissima del progetto. Infatti i ragazzi di una scuola di Roma hanno partecipato a dei focus group e quindi ci hanno arricchito donandoci la loro esperienza e quindi ci hanno permesso di costruire non solo le storie che sono nei tre giochi, ma anche gli stessi personaggi, banalmente anche il modo in cui sono vestiti e il modo in cui parlano. E questo è un valore aggiunto importantissimo perché più i ragazzi si immedesimano nei giochi, più chiaramente possono da questo imparare e quindi l'effetto preventivo può essere amplificato. E vi racconto un aneddoto che a noi è rimasto molto impresso per farvi capire l'importanza di questo aspetto. Durante uno di questi focus una ragazza a un certo punto si è talmente tanto immedesimata con uno dei protagonisti, in questo caso Alessandro, che ad un certo punto con voce forte, decisa ma anche triste allo stesso tempo, ci ha detto sì, io sono Alessandro. Quindi questo, penso che non ci sia altro da aggiungere. Quelli che vedete in questa slide sono i tre protagonisti del gioco, Alessandro, Mirko e Loriana, che sono tre studenti di scuola media, e li ritroviamo in tutti e tre i giochi con dei ruoli diversi, infatti sono i protagonisti di queste tre storie. Descritte qui ci sono sono gli aspetti sui quali vengono affrontati nelle tre storie, e quindi ad esempio il fatto di essere in grado di esprimere i propri sentimenti, sia positivi ma anche negativi, in modo assertivo, costruttivo, il saper affrontare e risolvere situazioni difficili, situazioni stressanti, e il saper riconoscere situazioni, insomma, cambiamenti che possono diventare disfunzionali. I Serious Games sono un approccio formativo all'avanguardia, sia per quanto riguarda la formazione scolastica, ma anche quella professionale e quella manageriale. Infatti il loro valore aggiunto è che permettono di vivere esperienza di vita reale in un ambiente virtuale costruito ad hoc e quindi protetto in un certo modo, no? Nel senso, se io una scelta la faccio su internet in un videogioco, al massimo perdo la partita o comunque non ho delle conseguenze reali. Nella vita mi posso fare molto, molto, molto male. E in questi videogiochi addirittura l'errore è utilizzato per imparare, perché io da lì capisco. E questo lo dico perché, ad esempio, nel nostro progetto a fianco all'utilizzo dei giochi c'è stato un importante lavoro in classe, sia singolarmente che in gruppo, con gli insegnanti, che ha permesso ai ragazzi di fare quel confronto, quella riflessione in più, che è importantissima, perché non ho detto prima. Daniel, mi scuso, ti devo interrompere, ti devo invitare a concludere. Ok, allora lascio questa parte qua, dico solo che i giochi sono assolutamente replicabili, sono pubblicati sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e vi lascio 20 secondi di uno dei giochi per capire di cosa parliamo. Che fa ancora in camera sua? Non va a scuola neanche oggi? No, dice che non si sente bene. Loredana mi preoccupa. Quasi non esce dalla camera, la sera non cena con noi. Preoccupa anche me, sempre attaccata a quel cellulare. Io non li sopporto più. Non capisco perché se ne fregano di me. Secondo loro dovrei andare a scuola a sopportare Francesca che si crede chissà chi e tutti quei cretini che le vanno dietro. Ecco, continuano. Grazie a tutti per l'attenzione. Scusate se ci ho messo un po' di... Grazie. No, grazie a te. Adesso passo la parola ad Enrico Nardelli, programma Il Futuro. Grazie, mi sentite? Sì, perfettamente, professore. Grazie, allora condivido la presentazione. Eccola qua, la vedete? Sì. Ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono Enrico Nardelli e il progetto Programma Il Futuro è realizzato dal Laboratorio Informatica e Scuola, di cui sono il direttore, che è un laboratorio del CINI, il consorzio pubblico che raggruppa tutte le università che fanno ricerca e didattica in informatica. È un progetto che viene svolto in accordo col Ministero dell'Istruzione e contribuisce allo sviluppo delle competenze digitali nella scuola in due modi. Da un lato, mettendo a disposizione strumenti e materiali con i quali i docenti possono insegnare agli studenti le basi dell'informatica, quello che chiamiamo pensiero computazionale, cioè capire come funzionano questi dispositivi che rendono possibile il mondo digitale.
Dall'altro, il progetto fornisce guide didattiche agli insegnanti per sviluppare negli studenti le competenze di cittadinanza digitale, cioè come muoversi da cittadini informati e consapevoli nella società digitale, come comportarsi e interagire in modo rispettoso con gli altri e sicuro. Entrambi gli aspetti sono importanti perché i dispositivi digitali sono dovunque, ci aiutano a fare molte cose e sono sempre di più l'interfaccia attraverso la quale ci relazioniamo agli altri. Sapere quindi cosa c'è dentro e come usarli è vitale, così come lo è stato in passato insegnare a tutti come funziona la cellula o come funziona l'elettricità. È un progetto sviluppato in cooperazione con una no profit americana, Code.org, che ha coinvolto in questa attività centinaia di milioni di studenti in tutto il mondo e si basa su attività sia al computer che con carta e penna. E il materiale reso disponibile è per tutti i livelli di scuola, dal primo anno della scuola primaria fino all'ultimo anno delle superiori. L'insegnante iscrive gli studenti nella classe e li può controllare in modo dettagliato nei loro progressi attraverso un cruscotto di controllo. Le lezioni che mettiamo a disposizione, che sono tutte in italiano, che sono più di 150, sono molto graduali, iniziano diciamo dai primi passi e conducono ad affrontare poi temi anche abbastanza più avanzati. E gli insegnanti hanno anche a disposizione un servizio di supporto in caso di problemi e hanno anche delle bacheche di discussione sulle quali si possono confrontare e scambiare esperienze. Adesso faccio vedere alcune schermate del materiale, andando in ordine dalle scuole elementari, dove il primissimo esercizio è basato su un'ambientazione tipo Angry Birds e non ha neanche necessità di saper leggere, perché diciamo l'uccellino può essere mosso con delle frecce. Poi abbiamo dei giochetti, diciamo, degli ambienti di programmazione che però sembrano dei giochi e quindi attirano i bambini. In questo c'è una petta che deve raccogliere il nettare e fare il miele. Poi abbiamo gli ambienti non tecnologici, quelli in cui si lavora con carta e penna. Per esempio c'è una lezione per capire cos'è un algoritmo e inventare i propri algoritmi, oppure per giocare a fare internet simulando come i messaggi vanno sulla rete. Per quanto riguarda il tema della consapevolezza digitale o cittadinanza digitale consapevole, copriamo ad ampio raggio tutti i temi, dal cyberbullismo alle truffe online alla protezione dei dati personali. Su questo tema, in particolare quest'anno, il concorso annuale che facciamo con Programma Il Futuro ha il patrocinio del Garante della Privacy ed è dedicato proprio alla protezione dei dati personali. Queste guide didattiche sono guide didattiche per gli insegnanti che hanno anche associati dei video da guardare insieme agli alunni in classe da discutere, hanno diciamo una diffusione enorme, questi sono i numeri di download, più di 120.000 e più di 360.000 visualizzazioni dei video. Salendo di livello, alla scuola media abbiamo ambienti di programmazione un po' più complessi per realizzare animazioni oppure giochi, e andando ancora al livello di scuola superiore abbiamo ambienti virtuali per simulare ad esempio come si elaborano immagini, quindi capire quei trucchi con cui si migliorano le immagini che vediamo sulla rete, oppure come si lavora in ambito crittografico, quindi il tema della sicurezza informatica che è un tema molto caldo, oppure un vero e proprio ambiente che simula il reale funzionamento di internet. Per finire, ad ambienti di programmazione che permettono di realizzare app che sono simili a quelle che diciamo si possono trovare sui propri smartphone. Il tema della formazione informatica nella scuola è un tema che è stato, la cui importanza è stata sottolineata da moltissimi capi di Stato in tutto il mondo. Qui vedete Obama, presidente USA, Trudeau, Canada, Cameron, Inghilterra e altri capi di Stato. Anche il Papa ha voluto dare un contributo in questo senso nel 2019, diciamo programmando, qui lo vedete con due ragazze che lo aiutano, e recentemente, qualche mese fa, i quattro presidenti spagnoli hanno rivolto un appello al loro paese affinché in Spagna si insegni l'informatica nelle scuole. I numeri del nostro progetto sono diciamo entusiasmanti: 40.000 insegnanti iscritti, 7.000 scuole partecipanti, 3 milioni di studenti, quindi diciamo un progetto diffuso in tutto il territorio nazionale. Fa anche attività di ricerca con i nostri partner scientifici, siamo presenti sui social media, Facebook, Twitter, il canale YouTube ha 1.300.000 visualizzazioni di 200 video didattici, siamo presenti a livello dei media sulla stampa nazionale.
Di tutto questo ovviamente ringraziamo i nostri partner che ci sostengono e chiudo con 30 secondi esatti di spot. Ecco qua, grazie. Grazie mille. E adesso concludiamo con Social for School e chiedo cortesemente al collega Gianluca di condividere il video. Scusate. Social for School è un progetto sviluppato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino con il contributo di Fondazione CRT. A chi si rivolge Social for School? Social for School si rivolge a insegnanti, alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Lo scopo delle attività proposte è quello di far provare in una sorta di simulatore quelle che sono le interazioni tipiche dei social network e della fruizione delle informazioni nella rete. Tutto questo però in un ambiente protetto e sotto la supervisione degli insegnanti. In questo modo i ragazzi possono sperimentare quelle che sono le dinamiche di interazione e di fruizione dei contenuti senza però correre i rischi. Rischi che invece si corrono se ci si affaccia al mondo della rete senza conoscere gli strumenti che vengono messi a disposizione per proteggersi e senza conoscere quelli che devono essere i comportamenti adeguati. Le tematiche affrontate vanno dall'importanza di conoscere le impostazioni della privacy che i social network e le app che usiamo tutti i giorni ci forniscono, all'analisi critica di quelle che sono le informazioni e i contenuti della rete, con particolare attenzione a far riconoscere a ragazzi e ragazzi quelli che sono i bias cognitivi che possono essere utilizzati per falsare o distorcere una notizia nel web. L'insegnante ha a disposizione durante tutta l'attività un cruscotto interattivo che permette di visionare l'andamento dell'attività nella classe, recuperare eventualmente studenti che sono rimasti indietro. E a fine attività questa reportistica interattiva permette di discutere con studentesse e studenti sulle singole azioni fatte in modo di analizzare attraverso le dinamiche di gioco quelle che sono in realtà le dinamiche di diffusione dell'informazione nella rete o quali sono le azioni da fare per analizzare i contenuti delle notizie in rete, parlando anche con compagni e compagni per capire quelle che sono state le loro scelte e perché hanno fatto scelte diverse durante l'attività. Questa parte di discussione con gli insegnanti, fra insegnanti, alunne e alunni, questa parte finale in cui tutti insieme si guarda cosa è successo nel gioco, chi ha fatto quale azione, per quale motivo ci sono stati dei risultati piuttosto che altri, e si è rivelata essere la parte più efficace dell'attività, in cui ragazze e ragazze si confrontano insieme agli insegnanti su tematiche di primaria importanza e difficili di solito da trattare in classe con approcci più tradizionali. Al fine di rendere l'utilizzo della piattaforma Social for School il più facile possibile per gli insegnanti, abbiamo creato una serie di materiali didattici che vanno dalle schede di accompagnamento alle attività che spiegano passo passo come condurle, a un'app che permette di far usufruire agli studenti i giochi attraverso anche l'uso di telefonini, fino ad arrivare alle videopillole sul canale YouTube che spiegano tecnicamente come affrontare i vari passi di registrazione, avviamento di una sessione, gestione di una sessione per gli insegnanti. Le tematiche affrontate nel nostro progetto sono ampie e complesse, non potrebbero essere portate avanti senza una larga partnership che coinvolge altri dipartimenti del nostro Ateneo, in particolare il Dipartimento di Psicologia, il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, i centri interdipartimentali e le associazioni nel territorio, oltre alle tante scuole, che ci aiutano nelle fasi di design e sperimentazione delle attività. Infine, ci teniamo a dire che Social for School non sarebbe quello che è oggi senza la costante interazione con le scuole del territorio che ci aiutano nelle richieste, ci aiutano nel feedback e nella progettazione.
e abbiamo incontrato in questi anni più di 1000 alunni e alunni con i relativi insegnanti, un'esperienza bellissima e che speriamo di poter continuare. Grazie mille. Allora, passo la parola a Sara Capecchi per Social for School per qualche secondo. Sì, scusate, io ci tenevo solo a salutare e a ringraziare. Ho preparato un video proprio per stare nei 5 minuti, una presentazione filmata, però volevo solo ringraziare la giuria e Repubblica Digitale. Grazie. Grazie. Ed ecco, allora, adesso abbiamo concluso e quindi passo la parola a Roberta. Perfetto, grazie Sandra. Allora, grazie a tutte le iniziative. Ci spiace che avervi chiesto di correre, però era per dare a tutti la possibilità. Adesso vi chiedo solo altri 3 minuti di pazienza perché vi farò vedere come si vota e questo può essere utile a tutti coloro che dovranno votare le vostre iniziative. Prima di farvelo vedere vi ricordo il webinar di domani, sempre alle 15, sulle categorie digitale inclusivo e digitale contro il divario di genere. Le iscrizioni sono ancora aperte, saranno aperte sino a mezz'ora prima del webinar. Quindi adesso vi faccio vedere, ecco qua. Eccolo, adesso credo lo vediate. Allora, questa è la home page della piattaforma Partecipa, quella a partire dalla quale ci si iscrive, vi siete iscritti per candidare le vostre iniziative. Quindi a partire da questa pagina dovete cliccare su Vota i finalisti, qui in alto. Una volta che avrete... Allora, scusa, vi chiedo scusa, ecco qua. Una volta che avrete cliccato, quindi dovete entrare sullo spazio e poi cliccare su Vota i finalisti. Una volta che avrete cliccato su questo, potete accedere alle schede dei finalisti, di tutte le iniziative finaliste. Come sapete, come sanno le iniziative candidate, nella scheda, tutto sarà disponibile a partire da martedì mattina, nella scheda è disponibile la descrizione che voi stessi avete inserito nella parte sintetica della candidatura, e così come sarà disponibile la parte di video nella quale questo pomeriggio e domani pomeriggio ogni iniziativa è stata presentata. Quindi si apre la scheda, si legge, si apre cliccandoci sopra, si legge la scheda e una volta aperta la scheda non dovete far altro che cliccare su Vota. Una volta che cliccate su Vota, se non avevate fatto l'accesso prima, il sistema vi chiederà di accedere su Partecipa registrandovi con SPID. Quindi l'unica cosa che viene richiesta è quella di accedere registrandovi con SPID. Una volta che entrate potrete votare quindi sulla vostra iniziativa, sull'iniziativa che preferite tra quelle finaliste. A questo punto io ho finito, chiedo ai due coordinatori di oggi se volete intervenire per salutare. Aspettonello, eccolo qua, Aspettonello. Abbiamo chiesto molta pazienza a tutti i partecipanti, siamo andati un po' lunghi, ma era necessario per presentare i progetti. Prego, Nello e Sandra. Io saluto e chiedo soltanto di aiutarci a diffondere un pochettino la comunicazione per permettere appunto una votazione quanto più ampia possibile e questo anche per dare ancora più valore e visibilità a tutte le iniziative finaliste. Prego Sandra. Grazie, anche io vorrei ringraziare per la partecipazione, per la qualità dei progetti che sono stati candidati. Aspettiamo con ansia gli esiti della seconda fase. Perfetto, ricordo che il voto del pubblico è aperto dal 1 al 15 marzo, le iniziative finaliste potrete usufruire di una card, non una card per progetto ma una card per categoria con la grafica del progetto che potrà servire anche per la condivisione sui social. E quindi votate, fatevi votare e condividete le iniziative. Arrivederci a tutti, a domani. Arrivederci, grazie. A presto. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. A presto.